Salve a tutti, sono Mauro Villani e oggi vi parlerò dell'effetto della temperatura e della presenza di esterasi sulla cinetica di degradazione dell'ornifentanil. Ne seguo una breve introduzione in cui discuteremo dell'uso degli oppioidi in campo medico, delle esterasi, della farmacologia, della farmacodinamica dell'ornifentanil e degli obiettivi del lavoro di tesi. Per quanto riguarda l'uso degli oppioidi in campo medico, ricordiamo che vengono innanzitutto divisi in alcaloidi naturali, sintetici e semisintetici e che vengono utilizzati in anestesia per le proprie caratteristiche analgesiche, quali appunto quelle di diminuire il dolore regolando il ritmo respiratorio, non interferire con altri tipi di trasmissioni neuronali e provocare sonnolenza ma non perdita di coscienza. Per quanto riguarda invece la farmacologia e la farmacodinamica degli oppioidi, questi due aspetti sono strettamente legati al tipo di recettore a cui si legano all'interno del sistema nervoso centrale e da questa interazione si identifica la risposta dell'organismo. Infatti non sempre l'aumento del dosaggio incrementa i loro effetti in maniera proporzionale. Per quanto riguarda le esterasi, sono degli enzimi di idrolisi fondamentali nella metabolizzazione dei processi digestivi antinfiammatori e di detossificazione. La dipendenza della cinetica della temperatura è descritta dalla legge di Arrhenius del tipo K uguale K0 esponenziale di meno del teso RT, come mostrato in figura. Per quanto riguarda invece la farmacologia e la farmacodinamica dell'emifentanil, ricordiamo che l'emifentanil è un oppioide sintetico ed è il farmaco maggiormente utilizzato in anestesia per le proprietà che vengono illustrate in questa tabella, tra cui quelle di avere un tempo di onset offset di circa 1 minuto e mezzo, un bassissimo volume di distribuzione, nessun cambiamento della durata d'azione e nessun accumulo di tessuti durante la somministrazione prolungata, e si suppone che venga metabolizzato dalle esterasi presenti nel sangue e nei tessuti, indipendentemente dalle funzioni renali o epatiche del paziente. Per quanto riguarda gli obiettivi del lavoro di tesi, ci siamo concentrati sullo studiare la cinetica di degradazione al variare dei parametri fisiologici come temperatura e presenza di esterasi e di validare un modello per descrivere la cinetica di degradazione al variare della temperatura. Qui un breve outline in cui appunto viene rappresentato come è stato suddiviso e organizzato il lavoro di tesi e questa discussione, e quindi passiamo alla discussioni sulle materie, sui materiali, apparecchiature e metodi utilizzati in questo lavoro. Per quanto riguarda appunto i materiali e per quanto riguarda appunto i farmaci utilizzati in questo lavoro, abbiamo avuto a disposizione il principio attivo remifentanil, dalla cui struttura molecolare rappresentata in figura, e l'ultima che è il farmaco commerciale della forma liofilizzata del remifentanil. La differenza tra l'ultima e il remifentanil sta appunto negli eccipienti presenti nell'ultiva, che vengono appunto elencati in questa slide. Per quanto riguarda appunto le esterasi utilizzate durante questo lavoro di tesi, abbiamo utilizzato esterasi estratte da fegato di maiale e fegato di cavallo, il cui meccanismo d'azione è rappresentato in questa slide. Per quanto riguarda invece i metodi di dissoluzione, dobbiamo dire che le prove che abbiamo effettuato sono state realizzate in un sistema simulante l'ambiente fisiologico di degradazione del farmaco, e quindi abbiamo preparato una soluzione tampone a pH 7,4 che appunto simula quello del sangue ed è stata preparata miscelando su due soluzioni, una soluzione acida a pH circa uguale a 1 ottenuta sciogliendo HCl in H2O distillata e una soluzione basica ottenuta sciogliendo sale sodio fosfato tribasico dodecaedrato in H2O deionizzata. Per quanto riguarda l'HPLC, è appunto il macchinario, l'apparecchiatura utilizzata per l'analisi delle prove sperimentali, il cui schema di funzionamento è rappresentato in figura. E l'analisi delle prove sperimentali dell'HPLC ci restituisce appunto un cromatogramma di questo tipo. Il nostro interesse è quello di andare a studiare quel picco che abbiamo evidenziato in figura, che da letteratura sappiamo rappresentare la concentrazione del farmaco. L'area sottesa di questo picco rappresenta la concentrazione del farmaco e quest'area viene calcolata come un integrale. Quindi il passaggio successivo è appunto quello di cercare di trovare la proporzionalità che lega il segnale letto dall'HPLC con la concentrazione. Questa cosa è stata possibile tramite una procedura di taratura che viene appunto rappresentata appunto come una retta di taratura di equazione ID uguale K per C con F, dove C con F rappresenta la concentrazione del farmaco nota e ID rappresenta l'integrale relativo a questa concentrazione. Questi punti quindi vengono diagrammati, interpolati da una retta e da questa retta quindi ricaviamo il valore di K, che ci permette di leggere appunto il segnale in maniera efficiente. Per
Per quanto riguarda appunto la trattazione dei risultati, ricordiamo che abbiamo effettuato diverse tarature sia sull'ortiva che sul remifentanil per vedere e verificare quanto e come si degradassero nel tempo. Il metodo che abbiamo utilizzato per la taratura è stato appunto quello di fare un campionamento di diverse diluizioni della soluzione madre S0, in particolare da S0 fino ad S6, come mostrato nel grafico a cascata, e poi realizzare queste rette di taratura che venivano confrontate tra di loro. Nel caso dell'ultimo sono state confrontate quattro rette di taratura a distanza di una settimana l'una dall'altra e abbiamo osservato che il K diminuisce sempre di più all'aumentare dei giorni. Questo significa che allo stesso valore di concentrazione l'apparecchio ci dà un segnale sempre minore, segno appunto di degradazione del farmaco. Questa degradazione del farmaco si nota sempre di più andando a confrontare le S0, o meglio, in questo grafico abbiamo confrontato l'integrale relativa alla concentrazione di 20.000 nanogrammi al millilitro, che è appunto la concentrazione di S0. Come si può vedere, il valore dell'integrale diminuisce sempre di più al passare dei giorni. In particolare, si parte da un valore intorno al 28 per poi precipitare per un valore intorno al 14 dopo 2 mesi. Per quanto riguarda appunto il remifentanil, abbiamo effettuato la stessa procedura di taratura e abbiamo confrontato queste rette. In questo caso però le tarature effettuate sono state appunto due. Si nota anche qui che il K varia in maniera analoga rispetto al precedente, mentre in questo caso siamo andati a confrontare l'S1, che appunto corrisponde a una concentrazione di 12.000 nanogrammi al millilitro, quindi siamo andati a confrontare il valore dell'integrale relativa alla concentrazione di 12.000 nanogrammi al millilitro. In questo caso appunto si vede come diminuisca da un valore di 12 circa da un valore di 14 fino a un valore circa di 11, 11 e mezzo. Questo sta ad indicare che appunto c'è una degradazione molto forte del farmaco anche nel giro di una settimana e che è paragonabile a quella del farmaco commerciale. Per quanto riguarda appunto l'effetto della temperatura, per valutarlo siamo andati a studiare ed effettuare tre set di prove a temperatura variabile, cioè a 34, 37 e 40 gradi, cioè a temperatura costante ma a tre temperature diverse. Le abbiamo graficate come medie con deviazioni standard e siamo andati a studiarne la cinetica. Si nota ad esempio da questa slide in cui abbiamo rappresentato un grafico di medie con deviazioni standard di una prova di degradazione a 37 gradi, come le deviazioni standard siano elevate. Questo è dovuto alla dispersione dei dati sperimentali. Abbiamo poi confrontato le prove di degradazione a diverse temperature, per andare a vedere l'influenza della temperatura sulla cinetica di degradazione. Si nota soprattutto confrontando le curve relative ai dati sperimentali a 34 e a 40 gradi che di fatti c'è un'influenza della temperatura sulla cinetica di degradazione, e questa influenza l'abbiamo approfondita con uno studio di modellazione. Abbiamo quindi implementato un modello cinetico del primo ordine per descrivere la dipendenza della cinetica di degradazione dalla temperatura. Abbiamo effettuato una taratura tramite fitting dei dati sperimentali relativi alle prove a 34 e 40 gradi. Abbiamo ricavato i parametri del modello incogniti dopo opportuna ottimizzazione, ovvero minimizzando la somma degli errori. Qui in questa slide viene quindi esplicitato lo sviluppo del modello, imponendo le condizioni iniziali che a T uguale a 0 la concentrazione del farmaco sia appunto la concentrazione iniziale, che è appunto nota. Le incognite del modello, i parametri del modello incogniti sono appunto K1,0 ed E1. In questa slide mostriamo appunto i modelli di fitting delle prove a 34 e 40 gradi e i valori dei parametri che abbiamo ricavato. In questo caso si può notare che, soprattutto per quanto riguarda le prove a 34 gradi, abbiamo preso in considerazione i valori che arrivano fino alle 3 ore. Con i parametri ottenuti da questa taratura abbiamo quindi simulato una cinetica di degradazione a 37 gradi e abbiamo notato che queste simulazioni si confrontano bene con i dati sperimentali. Per quanto riguarda invece l'effetto della presenza di esterasi sulla cinetica di degradazione, abbiamo effettuato delle prove di degradazione a 37 gradi con enzime estratte da fegato di maiale ed enzime estratte da fegato di cavallo, che vengono appunto rappresentate in questa slide. Anche qui, per
come medie con deviazioni standard. Anche qui le deviazioni standard sono comunque da valutare, e in particolare anche qui sono abbastanza alte proprio per la dispersione dei dati sperimentali come in precedenza. Infine abbiamo confrontato le cinetiche di degradazione tra quelle ottenute tra le prove in presenza di enzima, cioè quindi tra le prove di cinetica di degradazione in presenza di HLE e di PLE, e si nota che non c'è nessuna influenza sulla curva da parte del tipo di enzima utilizzato. Abbiamo poi confrontato le prove di degradazione con e senza enzima a 37 gradi, notando che la presenza dell'enzima, qualunque tipo esso sia, non influenza la cinetica di degradazione del farmaco. Ciò potrebbe essere dovuto o al fatto che l'enzima non metabolizzi per niente il farmaco, oppure che l'enzima abbia perso le proprie capacità metaboliche. Per quanto riguarda invece le prove di degradazione con remifentanil, abbiamo avuto a disposizione una prova di degradazione a 37 gradi. Abbiamo realizzato una prova di degradazione a 37 gradi col principio attivo puro e abbiamo confrontato questo con le prove precedenti. Si nota in questo caso che, nonostante la cinetica sia leggermente più lenta, è comunque comparabile a quella del farmaco commerciale. In conclusione, quindi, possiamo dire che non si riscontrano differenze riguardo alla degradazione tra l'utilizzo del farmaco commerciale del principio attivo puro, che c'è una debole influenza della temperatura sulla cinetica di degradazione verificata tramite l'applicazione di un modello cinetico predittivo, e che non c'è nessuna influenza da parte delle esterasi estratte da fegato di maiale e fegato di cavallo sulla degradazione del farmaco rispetto alla degradazione in assenza di enzima. Grazie per l'attenzione.